Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Qualche giorno fa vi ho annunciato che a breve avrei iniziato il trasloco. Ora non so come si sentirà l'audio, forse un po' di eco dal microfono, però tant'è, insomma, vi dovete accontentare di questo audio appunto perché vi porto in quello che sarà il mio nuovo, diciamo, studio, quantomeno quello che io ho concepito come uno studio con il letto. Avrei preferito altra soluzione, però purtroppo non è stato possibile effettuare appunto questo upgrade totale in modo da avere appunto una stanza e uno studio di registrazione. Però appunto vi voglio fare questo video per mostrarvelo. In questi giorni inizierò ufficialmente il trasloco, quindi saranno veramente dei giorni infernali. Vi prometto che vi farò, pubblicherò comunque sul canale i soliti video, però soprattutto per questi 3-4 giorni sarà un pochino, ecco, tosta abbinare tutto quanto, o meglio, conciliare tutto quanto. Spero che questo video intanto vi possa far piacere. In ogni caso vi invito a lasciare un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, date un'occhiata alla playlist presentazione dei calciatori e seguitemi su Telegram, o meglio, entrate nel mio gruppo dove si parla di calcio a 360 gradi, senza colore né di maglia né di bandiera. Però adesso entriamo in quello che sarà il mio nuovo studio con letto. Intanto chiudo un attimino la porta, perché in questo modo vi mostro tutto quanto nel migliore dei modi. Allora, questo intanto è quello appunto che sarà il mio nuovo ambiente. Ovviamente quelle cose lì andranno assolutamente tolte. Però arrivando alla ciccia, allora in primis devo dirvi che comunque è molto migliore rispetto alla mia soluzione di ora, semplicemente per un discorso spazio, quindi potrò gestirmi un pochino meglio tutto quanto, potrò fare anche un upgrade un po' di attrezzatura e ora vi parlerò appunto di questa cosa. Allora, in primis, quella parte ovviamente è l'armadio, quello che utilizzerò per mettere tutte le mie cianfrusaglie e vestiti ovviamente a parete, non mi porta via spazio e via. Questa invece sarà la mia parete, diciamo, adibita alla registrazione. Quindi metterò una scrivania 160x80, avrei preferito una scrivania un po' più grande, però insomma anche per un discorso di spazio e di economia appunto, sarebbe un po' difficile abbinare tutto, metti tutti d'accordo. Comunque, appunto, scrivania 160x80 in questa parte qui della casa, e sarà veramente molto comodo come upgrade perché avrò la possibilità di mettere staffa al monitor, quindi mi toglie, anzi, mi dà spazio in profondità. Una scrivania appunto 160, quindi che mi darà la possibilità anche di mettere stabilmente sulla postazione il MacBook Air, quindi utilizzarlo anche come secondo monitor. In più prenderò una scrivania un po' più fina, quindi potrò anche mettere, oltre alla staffa al monitor, al muro, anche la staffa per il microfono. Ci sarà anche un upgrade del microfono, perché ormai il Blue Yeti X io lo amo, però un po' per lo spazio, per tutto quanto. Insomma, mi vado a fare una postazione, un setup un po' più da streaming, però giustamente io poi lo utilizzo soprattutto per fare i video. Purtroppo ad ora non posso, non potrei garantire una continuità per fare le live. Comunque qui appunto verrà messa la scrivania con la staffa più grande. Perché la volevo più grande? Perché volevo mettere il computer sopra. Poi sembra quasi tutto girato, mettiamolo così che è meglio. Perché comunque avevo voluto mettere il computer sopra, però ripeto, non è la soluzione migliore. Prenderò un carrellino, lo metterò sotto e lascerò il computer sotto la scrivania appunto, in modo che appunto col carrellino viene assicurata viene assicurato un airflow, quindi non si va a ristagnare la polvere. Sopra tutta postazione monitor, quindi monitor principale, MacBook Air, staffa per il microfono nuovo che dopo, appena possibile, vi presenterò, e la staffa per il monitor. Ovviamente in questa parte qui, quindi in quella vicina scrivania, ci dovrò mettere comunque un letto. Vedrò se qui, vedrò se più verso questa parete.
grigina, però insomma, vedo un attimino come mettere il meglio. Poi, per ora, l'idea è di metterla qui, perché magari poi andrò a pensare che potrà essere meglio questa parete grigia e magari mettere il letto qui. Insomma, vedrò. Ovviamente, ripeto, queste mense erano solamente tolte, perché possono essere utili, ma io onestamente non le amo particolarmente, quindi probabilmente ne metterò 2/3 in legno. Vediamo un attimino quello, il colore che si abbina meglio a questo grigino, che a me onestamente piace anche. Ovviamente c'è il lucernaio, dove vabbè comunque sarà il lucernaio, scusate, che cazzo dicendo, lucernaio, questo piccolo anfrattino dove io poi posizionerò ovviamente tutte le varie cose per l'inverno, nel senso che comunque metterò magari qualche zanzariera, utilizzerò questa parte, oltre per un discorso caldaia, anche magari se mi voglio concedere un piccolo relax, magari apro di qui, mi voglio fumare una sigarettina e via, insomma, giusto per non fumare in camera. Quindi ecco, questo è quanto. Poi ovviamente l'armadio, quello lì, pian piano verrà anche riverniciato, perché questo colore, a parte che è un po', insomma, rovinatino, ma non mi piace, vorrei mettere, non lo so, vedrò che colore decidere, che colore mettere. Più che altro io metterei anche il verde smeraldo, colore che adoro, però ci starebbe come probabilmente la panna sulla pasta di quattro formaggi. Vedrò dove mettere anche la televisione, però ecco, questo video l'ho realizzato apposta per mostrarvi, dato che ve l'avevo accennato, quello che da qui a un mesetto diventerà la mia nuova sala di registrazione. Ovviamente qui c'è la finestra molto grande e qui probabilmente metterò una qualche tenda. Sono ancora un po' da mettere a posto, insomma, per quanto riguarda la vernice, però comunque la lascerò così, metterò probabilmente una tenda, non il green screen. Ovviamente lì sopra, qua, ecco, lì, ecco. Sono queste cose qui perché prima c'era una coppia con dei figli, quindi per quanto possa essere anche carino, perché rappresenta tutti i pianeti: Nettuno, Venere, Mercurio, Terra, Marte, Giove, Urano, più la Terra e le varie stelle. Ragazzi, fatemi sapere se questa parte qui la mantereste, perché io la volevo togliere onestamente, però boh, è anche carino, cioè rappresenta un pochino la mia passione per l'astronomia. Quindi insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, in primis dando un consiglio per queste decorazioni sul soffitto, e poi anche magari se qualcuno di voi ha magari un consiglio per un colore, un consiglio per un gingillo da mettere, un colore di tenda, delle mensole particolari da mettere, e soprattutto se avete dei consigli anche se poter mettere qui o lì la mia nuova postazione, perché ripeto, ci andrà comunque anche un letto. Letto singolo va bene, però comunque un po' di spazio lo occupa. Spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro per questa condivisione con voi di questo mio cambiamento che avverrà da qui a un mesetto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, la campellina, seguitemi anche su Telegram, iscrivetevi al gruppo, mi raccomando, un occhio sempre per le presentazioni calciatori. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli.